Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ragazzi, iniziamo a sfatare qualche tabù, o meglio ancora, a eliminare qualche vocerellina che rimbalza in rete. Ed è questa voce che Douglas Luiz sia stato a un acquisto voluto semplicemente per questioni economiche. Allora, questo è una enorme cazzata nella maniera più assoluta. Non esiste giocatore a 50 milioni preso semplicemente per fare favori o sistemare bilanci o sistemare stupidaggini. Nella maniera più assoluta. Douglas Luiz, come Cop Myers e come Thuram, sono giocatori voluti espressamente da Thiago Motta. Punto esclamativo. Non ci sono cazzi. Quelli sono i giocatori che ha voluto l'allenatore e che il direttore Giuntoli li ha preso. Punto. Perché hanno fatto una campagna acquisti a braccetto. Hanno fatto una campagna acquisti in simbiosi. Con tutte, anche le vendite, soprattutto le vendite. Compreso quella di Kane, compreso tutto quello che di Kostic, compreso tutto quello che volete. È stata una campagna fatta in simbiosi. Punto. Non dite puttanate, non dite cazzate, non dite stronzate perché Douglas Luiz non esiste. Che sia un acquisto voluto soltanto perché c'era da sistemare o è stato un opportunità. Quando ci sono i soldi nel mezzo, non se ne fanno queste cose. La vendono sui senza soldi e puttanate non ne fa. Non ne spende 50 milioni per sistemare qualche bigliata, qualche favore. Quello è un giocatore voluto da Thiago Motta. Perché il giocatore, lo ribadisco, c'è. Il giocatore è valido. Il giocatore è ottimo. Il giocatore è un ottimo giocatore. Forse qualcuno non lo vuole capire perché siccome è talmente preso da Thiago Motta. È talmente preso che non riesci a capire che Thiago Motta non sta facendo funzionare il centrocampo sontuoso che abbiamo valutato in maniera sontuosa, che abbiamo dichiarato da primo posto in estate, non riesci a farlo rendere. Ma siccome qualcuno è talmente preso che ha i prosciutti negli occhi, purtroppo, questo discorso non lo capisce. La verità è semplice, è davanti agli occhi. Compreso Cop Mais, che gioca in una posizione sbagliata. Lo stesso Luciano Moggi. E non lo dice sicuramente nati per vincere, lo dice Luciano Moggi. Cop Mais, un investimento da 60 milioni. Messo là in una posizione sbagliata. Perché lui la porta la deve guardare. Cop Mais, la porta la deve guardare. Deve partire un pochino più indietro. Non con le spalle alla porta. Ma non dite puttanate su Douglas Luiz. Su Douglas Luiz c'è un discorso di equilibrio. Io questo ve lo dissi a settembre. Perché secondo me, per il concetto calcistico di Motta, che mira ad avere un equilibrio difensivo, ma lo si vede ragazzi, ma lo si vede in campo. Lui pensa soprattutto se tu gli dai su. Da una scala 1 a 10, lui 7 pensa alla fase difensiva e poi 3 alla fase d'attacco. E in questo suo concetto, Douglas Luiz non ci rientra, o almeno pensava di rientrarci. Ma Douglas Luiz non è fatto per andare a rincorrere la verità. E forse Douglas Luiz è uno che ha le stesse come si suol dire? Lo stesso parere di Vlaovic, quando Vlaovic, siccome Vlaovic è una persona schietta, ai coglioni, ti dice io non posso rincorrere sempre l'avversario e fare poi e pretendete poi da me anche la lucidità sotto porta. E magari lo stesso discorso vale anche per Douglas Luiz, che io sono uno che ci deve essere anche voi libero. Non posso pensare sempre a rincorrere l'avversario, perché questa è la verità. È inutile che parlate. Sì, è vero che noi ci difendiamo a 30 metri dalla porta, ma il concetto è uguale. Prima non prenderle, che forse ancora voi non ci siete arrivati. Motta ha questo concetto di calcio. Prima non prenderle e poi farle.
Questa è la verità. Lo vedete voi in una maniera diversa. È un vestito diverso da quello di Allegri. È un'immagine che vi dà diversa da quella di Allegri. Ma il concetto è sempre quello. Non prenderle e poi darle. È così. Ma lo dicono i numeri. I numeri dicono che Vlahovic rispetto allo scorso anno ha meno tocchi palla in aria. Perché questo non lo dite? Ha meno tocchi palla in aria. Ancora di meno. Quindi la verità è che Motta è un difensivista travestito da non lo so, da qualcosa che uno magari non, lo vede diverso da Allegri. Ma il concetto è uguale. Prima non prenderle e poi darle. Gli infortuni. Quando parlate di infortuni, allora, gli infortuni, ragazzi, sono figli di una situazione. Sono figli di un discorso generale per quanto riguarda l'allenatore. Perché l'allenatore ha il suo staff, ha il suo preparatore, ha i suoi coordinatori. E se questa preparazione, questo staff, questo preparatore non funziona, o meglio funziona male, le conseguenze sono queste. Non me la posso prendere con qualcun altro per quanto riguarda gli infortuni. Non ci posso fare niente se è Motta, è colpa sua, è un aggravante se ci sono gli infortuni. Non mi interessa e dobbiamo dare tempo perché ci sono gli infortuni, ma gli infortuni sono causa tua. Non è che io posso pensare che ci sia veramente, non è che dobbiamo pensare che ora è Allegri che ha fatto la macumba. Questo soltanto gli idioti lo possono pensare. È inutile che pensate alla Condinassa, ai Tereni, perché là ci sono cambi eccezionali all'avanguardia, struttura all'avanguardia. E la preparazione è stata fatta in una certa maniera e che purtroppo si sta verificando. Poi ribadisco, lo stesso Nico Gonzalez, può essere rotto quando volete, può avere i muscoli di cristallo quando volete, ma fino a questo punto no. Neanche lo scorso anno alla Fiorentina ha fatto questo scempio così prolungato di ripresa, neanche alla Fiorentina. Quindi, signori miei, ci sono stati degli errori da parte di Motta che sono sotto gli occhi di tutti. Il tempo alla Juventus purtroppo non è un tempo infinito. Non esiste il tempo infinito, perché io quando mi ritrovo già a dicembre a 6 punti dal Napoli, io già mi incazzo. Ed è giusto che uno si incazzi. Poi nessuno sta dicendo Motta out, perché non si dice Motta out. Non lo si pensa neanche. Si aspettano miglioramenti, si aspettano, però tutto poi verrà giustificato, oppure analizzato, ancora meglio la parola, a fine anno, quando la classifica sarà finale, quando i numeri saranno finali, quando, io spero di no, io spero sempre di arrivare sempre in cima, io non per DNA spero sempre di un risvolto, un cambiamento epocale, un cambiamento repentino, un cambiamento di movimenti, un cambiamento. Io mi auguro che la Venus perda qualche partita, ma ne vinca qualcuno in più, perché con i 3 punti conta solo questo. A me dei clean shot non mi interessa niente. Che i clean shot, siamo quasi a 11 clean shot con il Bologna, ma a me non mi interessa niente dei clean shot. L'Atalanta 3 ne ha perse partite, ma è là. A me non mi interessa, arrivare a vincere il campionato. O almeno di giocarmelo fino alla fine. Quando poi sarà la classifica definitiva, poi io vi dico il mio pensiero. E questo penso che ormai sia chiaro. Ma oggi Motta non sta dando nulla. Nulla, ve lo sto dicendo. È uno mascherato. È un difensivista mascherato. Lo dicono i numeri.
è lo stesso fatto che lui non voleva un altro attaccante, perché lui ha la sua filosofia. Ragazzi, purtroppo la verità è questa. La verità è questa. Non è che io mi sto inventando qualcosa. Parlo nei numeri. I numeri sono sempre numeri. Io mi auguravo invece di vedere una Venus più offensiva. Magari che avesse qualche, diciamo, qualche gol in più, in passivo, ma un 30-32 gol in attivo. Ma siamo a 21-22, quando cazzo siamo? Non mi ricordo, a 27, quando non lo so. Che siamo molto, molto dietro rispetto all'Atalanta. Non è che il Napoli abbia fatto tanti gol, non ne ha fatti neanche tanti gol il Napoli, per l'amor del cielo, ma infatti secondo me il Napoli non è una grande, non sta facendo una grande, un grande gioco, sta avendo dei risultati, diciamo, molto, molto, diciamo, buoni, perché magari qualche partita l'ha sculata, come abbiamo sculato noi con Allegri, perché quando si fa il paragone con Allegri dello scorso anno, girone di andata, io non le guardo queste cose, perché io il girone di andata dello scorso anno me lo ricordo, che fu un girone di andata a livello di punti, fu ottimo, e tantissimi addirittura parlavano di rinnovo per Allegri, vedendo il girone di andata come punti, ma io come gioco lo vedevo che erano punti sculati, e appena sarebbe finita la fortuna, poi sarebbero stati cazzi amari, e sono stati cazzi amari nel girone di ritorno, perché la fortuna si è finita, perché quando giocavamo noi tutti indietro e mezzo tiro in porta, questo qualcuno forse l'ha dimenticato. Ora noi giochiamo un pochino più avanti, però ci fermiamo là. Abbiamo una fase di difesa diversa, che magari guardandola in televisione, magari guardandola, sembra più bella, sembra una Juventus più vogliosa, perché è magari più vogliosa, per l'amor del cielo. Però è sempre quella, si ferma là, non c'è il completo, non è completa. E ragazzi, quando una squadra è completa, ragazzi, che senso ha? Se non si fa il gol, quando, come devi vincere? Troppi pareggi, troppi 0-0, troppo. Comunque mi sono prolungato già anche troppo. Il mio pensiero, ragazzi, è questo. Nessuno dice molta out per quanto riguarda questo canale, molta out non esiste. Esistono le critiche per quello che sta facendo oggi. Io mi auguro che domani Motta possa cambiare anche modulo, essere più meno conservatore e più aperto, perché è importante essere più aperti, denota una cultura calcistica importante, essere più aperti, cambiare, leggere le partite in maniera diversa, perché lui ogni partita che cambia fa disastri. Però non mi posso esprimere come mi esprimevo con Allegri, perché già Allegri io lo conoscevo da una vita. Con Motta posso sperare di un cambiamento, lo posso sperare, perché è così, lo posso sperare, me lo auguro, tutto lì. Però finora, purtroppo, Thiago Motta, per quanto mi riguarda, è una delusione. Vi abbraccio, ma se ci incazzate, fino alla fine forza Juve.